viaggio qui in Emilia, alla scoperta della storia del delta del fiume Po, sono a Ferrara, in bici, con Valentino Nizzo, archeologo e storico, che sarà la mia guida. Allora, questa Ferrara, unica nel suo genere, una città che si può girare in bicicletta. Una città vivibilissima. Vivibilissima. E tale anche perché è stata immaginata come una città ideale, una città vivibile. Quindi sempre... Non è un caso. Palazzo dei Diamanti. Sì, uno dei capolavori dell'architettura rinascimentale ferrarese. Un'altra delle straordinarie creazioni di Biagio Rossetti. Biagio Rossetti, quello del palazzo... Del palazzo Costabili, dove c'è il museo archeologico. Ha progettato questa architettura giocando con la pietra e creando una serie di prismi che arricchiscono il palazzo con dei giochi di luce. Non c'è nessun diamante uguale all'altro. Ognuno è orientato in modo tale da catturare la luce e dare quasi un effetto riflettente. Il Palazzo dei Diamanti è una delle meraviglie di Biagio Rossetti, che in realtà progettò la città di Ferrara dal suo nascere. Diciamo che chi gliel'ha commissionata, cioè Ercole Primo d'Este, ha voluto creare una città all'avanguardia per tutta l'Europa, tutto il mondo occidentale, cercando di creare un impianto comodo. Ah, fare una città vivibile. Ferrara è il risultato di ricchezze di culture derivate da antichi centri che sono sorti in epoche storiche diverse sul fiume Po, come Voghenza, Comacchio e Spina. Allora, questa cominci è a la vedere mappa. Qualcosa? E questo lo possiamo scoprire guardando le mappe che troviamo al Museo Archeologico di Ferrara. Sono come dei flash e con degli zoom straordinari indietro nel tempo, perché vedi delle carte storiche. Nella sala delle mappe si può vedere come il delta del Po sia mutato nei secoli, permettendo a Spina di nascere e diventare nel Mediterraneo crocevia dei commerci, soprattutto del ferro che proveniva dall'isola d'Elba. Però mi viene da pensare, perché portare i metalli fino a Spina, che era sull'Adriatico, quando avevano gli Etruschi tutto il Tirreno a disposizione? Bella domanda, te la spiego con un'altra mappa. Sì, una mappa del Mediterraneo 5 secoli prima di Cristo. Mostra la situazione subito dopo una grande battaglia, la prima battaglia navale nota in modo concreto da un racconto storico, quello di Erodoto, la battaglia di Aleria, Alalia, una località della Corsica dove si scontrarono cartaginesi, etruschi e focesi. I focesi, una popolazione greca, cercavano di espandersi in Tirreno vincendo la battaglia di Aleria contro gli etruschi alleati con i cartaginesi. Ma le loro forze furono talmente indebolite durante lo scontro che dovettero ritirarsi. Il Tirreno venne così diviso in due dai popoli vincitori di fatto, i Fenici a sud e gli Etruschi al nord. Quindi è da lì che nasce l'idea di Spina. Ah certo, perché a quel punto andiamo in Adriatico e ci impossessiamo, diciamo, di tutto quello che può essere il commercio. Esatto, e continuarono a commerciare con la Grecia, vedi? Qui al Museo di Ferrara possiamo avere un'idea della vita che si svolgeva nella città di Spina. La sua necropoli ci ha restituito più di 4.000 tombe. Ecco, Spina, questa città, questo porto, questo luogo cosmopolita dove si parlavano tante lingue e dove c'erano commerci di tutti i tipi, si partiva da lì per andare sul Po oppure in Adriatico e poi via, chissà dove, ma come appariva Spina? Come il classico porto di mare, bella, importante, ma povera nelle strutture. Era costruita con delle capanne, apparentemente molto povere, però racchiudevano al loro interno anche materiali importanti, come quelli che tu hai davanti. Sono ceramiche attiche di importazione di grande pregio. Diciamo che a Spina si pagava il pedaggio. Chi portava le merci dal mare o dall'interno doveva pagare il passaggio nel porto di Spina.
Questo è un esempio che è stato ricostruito qui al museo di come poteva essere appunto la necropoli di Spina. Nella fossa veniva inumato il corpo o le ceneri del defunto. E sopra, una volta ricoperto, venivano messe queste steli, queste pietre. Erano fatte in questo modo per ricordare un aspetto di fertilità, quindi la rinascita. Al piano superiore del museo ecco i ricchissimi corredi funebri che sono stati rinvenuti. Guardate che cos'è questo capolavoro, è una cosa meravigliosa. Questo vaso, che cos'è questo vaso? È un cratere. Ecco giusto, io parlo di vasi ma sono ignorante e invece si parla di crateri. Questa forma è un cratere e serviva per la preparazione del vino e poi veniva alla fine gustato in coppe come questa che si chiama Kylix. Questa è di Polifemo. Come fai a saperlo? Beh, ci sono delle fonti che ci parlano di questo è un rituale. Di come si faceva un banchetto. Sì, ma lo stesso Omero ci racconta come veniva preparato il vino. Vino che serviva, una volta che i commensali erano abbastanza brilli, anche per un gioco di società. Il gioco del cottabos. Questa è la Kylix della dimensione giusta per poter giocare. Cioè proprio quella che usavano loro per quella giocare. Quella che potevano usare perché era piccolina e quindi gestibile. Il gioco consisteva nel fare roteare la Kylix sul dito e colpire la persona che si preferiva col residuo del vino. In questo caso sarebbe stato il compagno per il resto della serata. Quindi un gioco. Se uno era abbastanza bravo, è chiaro che doveva colpire la persona che gradiva di più. Certo, tutto questo era il segno di una spensieratezza e di una leggerezza del modo di vivere, grazie naturalmente ai favorevoli commerci che permettevano un alto tenore di vita. Quindi, a proposito di ricchezza. Sala degli ori. La sala degli ori. Questi erano gli ori che sono stati trovati appunto nelle tombe. Nelle di Spina. Tombe. Sì. Beh, è bellissimo, sembra una gioielleria. È una osservazione molto appropriata perché in effetti la consulenza è stata di Bulgari nel modo di allestire. E l'altro simbolo, oltre a loro, di ricchezza mista a devozione e attaccamento alle proprie tradizioni era l'Ambra del Baltico. L'idea che in realtà l'Ambra fossero le lacrime delle sorelle di Fetonte che era caduto nell'Eridano, no? Faceva pensare che l'Ambra fosse nel Po. Esatto. Però è impossibile perché non è possibile. Sappiamo benissimo che nel Po non è possibile trovare l'Ambra. Po era il terminale, come fosse una sorta di via della seta rispetto all'Ambra. Certo. Arrivava qui e qui i greci potevano comprarlo. Interrogandosi sulle origini di questa materia prima, naturalmente gli indigeni dicevano quello che erano, i greci inventavano. Vieni da qui, dal Po. Il viaggio dell'Ambra del Baltico fino alle foci del Po ci fa capire che grandi spostamenti via acqua, via mare e via fiume si facevano nell'antichità. Il mare unisce, ma anche i fiumi erano le autostrade del tempo. Piroghe monossili, questa brutta parola che significa semplicemente che sono ricavate da un unico tronco d'albero. Un unico albero. E questo tipo di imbarcazione è quella che l'uomo ha usato fin da quando ha imparato ad andare sui mari nel Neolitico fino al 1800, soprattutto per la navigazione interna sui fiumi, trasportare merci. Su navi come queste, che poi non sono state recuperate, si sono trovati vasi greci. Quindi venivano usate anche all'epoca di Spina per commerciare all'interno. Lungo i suoi affluenti, lungo le tante lagune che c'erano. Trovate dove? Nei dintorni di Comacchio. Dove andremo? Grazie per l'ospitalità. Grazie a voi della visita. Saluto tutti. Questo museo vive, come tanti ormai in Italia, con il contributo delle persone che ci lavorano. E di molti volontari, vero? Molti volontari. Abbiamo due associazioni amiche, il gruppo archeologico e Baldanza, che ci appoggiano, supportano
creano eventi insieme a noi e fanno sì che questo museo sia sempre in movimento. E poi sappiamo salutare anche alla giapponese. Certo. Arigato. Arrivederci. E arrivederci che sia arrivederci.